Intanto chiamiamo Bomber questa sera. Sì, solo per questa sera, perché non... Magari anche sabato prossimo. Adesso vediamo con calma. Sì, sono molto contento innanzitutto perché siamo partiti il primo tempo un po' imballati, diciamo un po' sulle gambe, loro uscivano bene palla al piede. Poi il secondo tempo siamo venuti fuori, diciamo, dai, con delle azioni importanti, sono contento anche per questi due gol e ci tengo soprattutto a dedicarli a mia madre che era in tribuna oggi e poi in secondo piano anche alla squadra e anche a quelli che stanno giocando meno, perché secondo me va fatto un punto di riferimento per loro che sono sempre sul pezzo e tengono anche il gruppo vivo. Allora, partiamo dai gol. Il primo ti fa un assist delle Monache, tu sei bravissimo ad andare a rimorchio e trovi l'angolino basso. Poi quell'angolino deve esserti piaciuto tanto perché hai rimesso il pallone lì anche dopo qualche minuto. Sì, sul primo gol è stato bravo delle Monache perché ha saltato due o tre avversari di là, l'ha messa dietro. Poi quasi istintivamente io ho stoppato, mi è rimasta un po' sotto e l'ho messa sul primo palo. Poi sul secondo gol l'ho messa lì un po' a istinto anche lì. Erdis, Bandi, ha visto che tu non hai piedi sulla lingua, analizziamo un po' questo primo tempo. I pericoli, a dire il vero, arrivavano dall'altra catena perché Rafia faceva poca fase difensiva, Casarotto ha fatto male sia a Cancellotti che a Brosco. Perché lasciavate quel campo? Ma piuttosto che parlare dei singoli, secondo me è proprio un lavoro di squadra che va analizzato, perché secondo me, poi avremo modo di rivederla, però dal campo andavamo sempre con un pelo di ritardo, un po' su tutti gli uomini, e loro avevano davanti giocatori veloci che se lasciati prendere, cioè se lasciati col campo, possono diventare devastanti. Ti chiedo un'ultima cosa, sei uscito solo crampi, sì? Sì, solo crampi, nulla di grave.